Ciao a tutti, bentornati. Allora, oggi ero in vena di mostrarvi le ultime cose che ho acquistato. Ho fatto un ordine da Sephora, stavo dicendo Zara, un ordine da Sephora. In realtà non è un ordine, ho acquistato in negozio, è un ordine per la prima volta da Lookfantastic. Allora, partiamo da, che dite, partiamo da Sephora. Allora, sono andata in negozio da Sephora con l'intenzione di prendere un siero. Vi avevo già parlato, anzi, nello scorso video, ve lo metto su nel video in cui mostro le cose terminate, volevo un siero perché appunto il mio mi era terminato. Vi avevo parlato del siero di questa azienda che è la Olen Riskin, non so mai pronunciarla, Olen Riksen, che appunto è questa azienda qui. Io avevo provato soltanto il siero, anche quello che avevo io era in Italia, come questo qui, e anche lei mi ha consigliato nuovamente, appunto la commessa, di riprovare questo. Volevo provare in realtà la crema notte, sempre della stessa azienda, nella boccettina blu, ma non era un siero, era una crema notte. Al che mi sono riconvinta a riacquistare appunto questo siero, perché in realtà è molto molto valido, e ho preso però il cofanetto con il siero, il contorno occhi e la crema viso. Sia il siero che il contorno occhi non lo so se in mini size, il siero è mini size sicuramente, il contorno occhi e la crema viso non lo so, non so dirvelo. Sono tutte, ovviamente come vedete anche dal colore, tutte e tre della stessa linea, che contiene appunto la vitamina C e il collagene. Sono consigliate soprattutto per pelli un po' più adulte, perché vanno appunto a levigare molto, a uniformare il colorito del viso. Io con il siero mi sono trovata molto molto bene, al che ho detto vabbè, mi sono fatta convincere, ho preso sia la crema, il contorno occhi, che la crema viso. Vedremo un po', vi ho già detto anche nel video scorso che mi piace molto, perché l'effetto io lo vedo abbastanza immediato come effetto, quindi per questo mi piace. Il cofanetto l'ho pagato 40 euro con tutti e tre i prodotti, penso che soltanto il siero in versione grande costasse 49 o 50 euro, al che ho detto vabbè, visto che io amo molto cambiare, provare, l'ho trovato abbastanza conveniente e quindi l'ho acquistato. Poi, sempre da Sephora, ho preso una palette, io ho preso la Duda Beauty, la Nude, è la nuova linea delle palette, credo, delle Nude. Ci sono tre colorazioni, io ho preso la Medium, c'era l'altra, penso fosse la Light e la Dark, credo, non voglio dirvi cavolate. Io ho preso appunto la Medium, il packaging molto molto bello, spero che con la ring light si veda, perché in realtà non capisco se riuscite a vedere, e all'interno è fatta in questo modo. I colori erano quelli che più mi piacevano delle tre palette, sono queste colorazioni sul rosato intenso, hanno sia colorazioni matte che degli shimmer molto molto carini, dei dorati, dei bronzo dorato molto molto belli. Non l'ho ancora utilizzata perché volevo farvela vedere, in realtà è un acquisto fatto qualche giorno fa, un paio di giorni fa, quindi l'ho tenuta appunto in busta perché volevo fare appunto il video. Non ricordo il prezzo, penso sulle 25-29 euro, una cosa del genere. Anzi, se ho il... dovrei avere... eccolo, ce l'ho. Quindi di... dov'è? Ah sì, Huda, 29 euro, avevo ragione. Poi ho preso una cipria, ho preso questa cipria di Becca, l'ho presa nella versione mini size, perché come sapete io prima di acquistare un prodotto provo sempre le mini size, sia perché mi piacciono, non so, mi piace il packaging piccolino, sia perché anche quando vado in viaggio le trovo molto molto comode, e anche perché ho ancora la mia cipria di Fenty ancora, e ce n'è ancora parecchia, quindi pur di provare un prodotto nuovo, di non accumulare troppi prodotti che non finiscono più, preferisco le mini size. L'ho pagata, vediamo, l'ho pagata 19,50. Sono quanti milligrammi? Sono 5 grammi, può essere? Forse mi sbaglio. Non, sì, 5 grammi. Credo 5 grammi. Comunque questa qui è la confezione, vabbè, bellissimo anche l'effetto specchiato, che a me piace da morire.
Il colore è un unico colore, non ci sono diverse colorazioni di questa cipria, è in polvere libera, come vedete il colore è neutro, è abbastanza chiaro, però essendo appunto in polvere libera anche per chi è un po' più abbronzata dovrebbe comunque uniformarsi e non dare quell'effetto bianco. Sono molto curiosa, quindi mi hanno parlato molto bene di questa cipria, ho sentito anche recensioni abbastanza positive, quindi la proverò, anzi in realtà voglio farvi un video, se vi interessa fatemi sapere, con tutti i prodotti in Minitalia, non so, questa mi è venuta questa idea e vi farò sapere. Poi ho preso un rossetto di NARS, voi sapete che io adoro i rossetti di NARS, vi dico anche quanto l'ho pagato 26,50 ed è questo qui della linea lipstick Rouge à Lèvres, che sono, credo, non sono i matte, penso siano tipo dei cremosi, anche se sembrerebbe matte, il packaging di NARS è sempre questo. Voi sapete che io adoro quella linea, che non ricordo il nome, di un rossetto che io utilizzo sempre un nudo, però il packaging era più lucido e con la scritta NARS nero sul nero, un po' più lucido, non con la scritta bianca. Ma quei rossetti lì non li fanno più in realtà, sia da Sephora che sul sito non li ho più trovati, perché in realtà mi trovavo davvero benissimo con quella linea, però penso sia uscita fuori produzione. Il colore è questo qui e si chiama Dolce Vita, il nome è stupendo, ed è sempre un nudo. Io vado, ultimamente non riesco più a comprare rossetti rossi, rossetti fucsia, non lo so, sono tutti uguali i miei rossetti, ed è questo nudo con una tonalità di mattone marroncino, bellissimo. Stile molto Kylie Jenner, credo, ma insomma mi dà quell'impressione. Non è un matte, come vedete si riesce a intuire che è un semi lucido, comunque un cremoso, non lucido, non cremoso. Vedremo la durata, vedremo tutto quanto, anzi sicuramente vi farò un video, mi preparo con voi con queste novità di prodotti che ho preso. Cos'altro ho preso? Nulla, in realtà poi mi hanno regalato dei campioncini da Sephora, una crema di Chanel, un profumo di Chanel e una crema viso di Dior, che in realtà ce l'ho, sempre in campioncino, in questa versione di campioncino, credo sia la stessa, vediamo. Sì, no, in realtà è diversa. Mi piacciono un sacco queste versioni piccoline di campioncini in crema, perché da viaggio, quando viaggio, sono per me comodissime da mettere così nel beauty, sono poco ingombranti, ma vi durano per un qualche giorno, insomma fanno il loro effetto, sono molto utili invece di portarvi i soliti boccettoni di crema che sono scomode. Da Sephora non ho preso nient'altro, però volevo farvi vedere anche un altro acquisto che ho fatto proprio in farmacia, e ho preso il nuovo fondotinta di Lierac. Voi sapete che io adoro Lierac, in realtà attualmente sto utilizzando il fondotinta di Dior, non ricordo il nome, non è la linea di Dior Backstage, ma è l'altra linea, vi farò vedere, insomma ve lo farò vedere nel video in cui mi preparo con voi. Però io, abbinato sempre magari a un fondotinta comunque high cost e con che ha la sua importanza anche nell'applicazione, è un fondotinta che è leggero, ma comunque si vede che avete indosso un fondotinta, abbino sempre per tutti i giorni un fondotinta un po' più leggero, effetto molto molto naturale, di solito sempre nella farmacia, non so perché ho questa fissa, e questa volta ho voluto provare il nuovo fondo di Lierac, che in realtà loro lo ritengono più che un fondotinta una crema colorata, che ha all'interno anche un SPF 20, non l'ho ancora provato, soltanto sentito la profumazione e mi piace tantissimo. Questo credo di averlo pagato sulle 26-29, non vorrei dirvi cavolate, meno di 30 euro, e ho comprato la colorazione 02 Beige Nude. Vi farò sapere anche questo qui. Questo appunto lo utilizzerò come fondotinta di tutti i giorni, magari quello di Dior, insomma nelle occasioni un po' più importanti, anche perché ha il suo costo e mi dispiace insomma terminarlo subito. Poi da una parafarmacia ho preso queste maschere per capelli, in realtà le ho comprate solo perché il packaging era bello, del brand Mater Natura, che è un brand completamente bio, però mi piacevano un sacco il packaging, perché come vedete questi disegni degli unicorni. Ho preso la maschera dolcezza cupcake, quindi avrà la profumazione ai cupcake, e quest'altra invece alla lavanda. Sono maschere per capelli, penso se ne possano fare un paio di usi, non di più. Le ho prese semplicemente per questo.
Poi da Look Fantastic, in realtà deve arrivarmi anche il pacco con la Beauty Box, perché ho fatto anche l'abbonamento alla Beauty Box per un po' di mesi, però quella ve la farò a parte, anche perché non mi è ancora arrivata. Invece come prodotti, insomma, extra Beauty Box, ho preso, vi mostro subito, tiro fuori un po' le cose così insomma non creiamo sempre questo macello. Ho preso allora due maschere viso, io sapete sono abbastanza fissata per le maschere viso in tessuto coreane e ho preso queste due. Ho preso questa alle rose, ovviamente solo perché era alle rose l'ho presa, e poi questo all'avocado. Ovviamente essendoci scritte completamente in coreano non so dirvi Olika è l'azienda di queste maschere, tutto il resto è scritto in coreano, quindi non so dirvi altro. Poi ho preso un set di pennelli di Real Technique e ve li mostro. In realtà due pennelli già li avevo, ma li avevo da tempo, si sono un po' rovinati e ho voluto prendere, diciamo, li ho voluti ricomprare, però il set secondo me era abbastanza conveniente e il set appunto è questo qui. All'interno c'è i nomi, me li ricordo, l'Expert Face Brow, no, non ricordo bene i nomi. Allora, vabbè, comunque il 400, che è il famosissimo pennello per blush, il blush brush c'è scritto dietro, è cambiato leggermente il packaging da quelli che ho io, il mio era quella parte, questa parte rosa, la parte invece di sotto era nera, ma fondamentalmente dovrebbe essere lo stesso ed è molto 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 buono questo pennello, lo uso tuttora anche il vecchio. Poi all'interno contiene la spugnetta, diciamo simile beauty blender però versione tagliata a metà, non l'ho mai provata quella di Real Technique, infatti sono molto molto curiosa di provarla. Poi all'interno ha anche l'Expert Face Brush, il famosissimo pennello per fondotinta, io ce l'ho in versione precedente ed è anche lui molto molto buono, però il mio vecchio pennello dopo diversi anni ha iniziato a perdere un po' di setole, per questo motivo ho voluto ricomprarlo. Mi piacciono molto perché i colori sono molto belli, poi si diversificano nelle colorazioni, quindi mi piace molto il nuovo packaging. Poi ho preso il setting brush consigliato per l'illuminante e poi il pennello per ombretto ed è il Deluxe Crease Brush. Anche lui da provare, non ho mai provato quelli per occhi di Real Technique, ho sempre provato i pennelli viso. Poi ho preso per finire una crema per capelli, io sto avendo un problema serio per i miei capelli perché i miei capelli sono, li trovo ultimamente, oltre che ne ho persi tantissimo, sarà lo stress, sarà non so che cosa, però li vedo molto molto rovinati, ho delle ciocche molto corte che non so da dove arrivano, ho delle ciocche dietro cortissime anche dietro all'esterno che non lo so perché sono così corte, sembra che abbia i capelli scalati ma non li ho mai scalati. Insomma, sto cercando di ricostruire un po' la mia hair care routine, anzi vi farò un video sulla mia hair care routine, su tutti i miei nuovi prodotti che mi aiuteranno a rinvigorire e far rinascere i miei capelli. E ho preso appunto questa maschera per capelli con all'interno menta, olio di ricino e ho il burro di karité e sono molto molto curiosa di provarla, infatti ci tengo molto ultimamente ai prodotti per capelli perché li vedo davvero molto 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 rovinati, anzi qualche giorno fa ho fatto anche un riflessante un po' più scuro e però vorrei che insomma si riprendessero un po' perché li vedo davvero molto molto rovinati. Io ho i capelli molto molto sottili, ma non li ho mai avuti così, nel senso sottili sì, ma comunque neanche voluminosi, però tenuti bene, ultimamente li vedo davvero danneggiatissimi. Non mi piacciono neanche, non mi piacciono come quando faccio la piega, li trovo comunque spenti, poco voluminosi, insomma sono parecchio, non mi piacciono. Quindi sono molto curiosa di provare questa maschera che sicuramente farò, ah ecco è chiuso, una volta a settimana, e l'azienda è la She Monster, ve la faccio rivedere se si vede, sono molto curiosa, ve ne parlerò in futuro. E nulla, vabbè, poi un campioncino di Vichy, penso sia una crema viso di Vichy ed è la Normaderm Phyto Solution. Nulla, questi erano i miei ultimi ordini fatti da Sephora e da Look Fantastic. Se volete vedere, anzi lo farò comunque un video in cui mi preparo con voi con gli ultimi prodotti, lo farò. Restate ovviamente sintonizzate, vi mando un bacio grande, alla prossima, ciao!